Hola Gringos, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono VG Future. Finalmente abbiamo messo le mani su Red Dead Redemption. Molti nella nostra community che si chiama Red Dead Redemption 2, gruppo italiano, la trovate su Facebook e lo lascio pure nella descrizione il link per poterci entrare, si chiedono, mo che hanno comprato le varie edizioni del gioco, dove trovo questo, dove trovo quello? Sia la versione base, però c'era il pre-order che includeva il cavallo da guerra e poi il kit sopravvivenza per i fuorilegge, poi ci stanno pure tutte le altre versioni, insomma, ognuna di queste versioni include qualcosa, però non tutti sanno dove trovare queste cose e quindi ci stanno continuamente queste domande che fanno riferimento sempre alle stesse cose. Allora, ascoltatemi bene. Red Dead Redemption 2, come accedere ai bonus del preordine e delle edizioni speciali? Rockstar Games ha premiato i giocatori che hanno effettuato il preordine o acquistato le edizioni più costose di Red Dead Redemption 2. Questi, tuttavia, non sono raccolti in un unico posto e risultano reperibili in momenti differenti dell'avventura. In questa guida spiego come ottenere l'accesso ad ognuno di essi. Cavallo da guerra, bonus preordine per tutte le edizioni del gioco. Potrete cavalcare il cavallo da guerra non appena otterrete l'accesso alle stalle nel corso della normale progressione della storia. È un destriero ardennese, color grigio ferro, dotato di un coraggio e di una resistenza maggiori rispetto al normale. Abito il fuorilegge dei Grizzlies. Tutte le edizioni, esclusiva temporale per PlayStation 4. Anche questi abiti possono essere trovati nel guardaroba dopo il completamento del capitolo 1 della storia. Si ispirano al boss degli Stati del Nord e comprendono un soprabito con rivestimento in lana e finitura in pelle, un gilet di pelle con federa ricamata, colletto a punta con fazzoletto da collo nero e fibbie decorate con punte degli stivali coordinate. Abiti da pistolero del Nuovo Paraiso, Special e Ultimate Edition. Troverete questi abiti nel guardaroba dopo aver completato il capitolo 1 della storia. Sono ispirati a quella dei Vaqueros e dei Bandidos a sud del confine e comprendono un cappello da cowboy nero a tesa larga, un soprabito indaco scuro, copri pantaloni in denim usurato, guanti e stivali in pelle. Pistola Volcanic, fucile a pompa e fucile Lancaster Varmint, Special e Ultimate Edition. Queste armi possono essere ottenute gratuitamente da qualsiasi armaiolo dopo il completamento del capitolo 1 della storia, ok? Puro sangue inglese nero pomellato, Special e Ultimate Edition. Troverete questo destriero da corsa non appena otterrete l'accesso alle stalle nel corso della normale progressione della storia. Possiede velocità e accelerazioni fuori dal comune, comprende una sella del Nuovo Paraiso realizzato a mano in color cuoio cioccolato scuro e con decorazione in argento. Talismano d'artiglio d'aquila Special e Ultimate Edition. Potrete equipaggiarlo accedendo al guardaroba a partire dal capitolo 2 della storia. Con il talismano appuntato allo stivale, la consapevolezza ambientale di Arthur durerà più a lungo. Bisaccia la squama di iguana. Special e Ultimate Edition può essere trovato nella borsa a tracolla di Arthur, nella sezione kit a partire dal capitolo 2 della storia. Con questa bisaccia subisce meno danni quando è in sella al suo cavallo. Missione rapina in banca e nascondiglio della storia. Special e Ultimate Edition. Entrambe le missioni possono essere affrontate durante la normale progressione della storia. Potrete inoltre rigiocarle in ogni momento con tutte le altre missioni, selezionandole dal menu dedicato. In rapina in banca Arthur e un paio di altri membri della sua banda escogitano un audace piano per svaligiare una banca di Rhodes, una cittadina nel sud del paese. In nascondiglio dovrà eliminare la banda dei Del Lobo, rintanata in un ranch a rubare il loro tesoro. Oltre ai contenuti sopra menzionati, gli acquirenti della Ultimate Edition otterranno anche l'accesso a degli oggetti esclusivi per Red Dead Online, componente multiplayer che verrà lanciata in beta nel corso del mese di novembre. Si tratta del puro sangue inglese Sauro Nero, degli abiti da cacciatori di taglie di Black Rose e degli abiti da uomo di legge di Copperhead. Ragazzi, e questi erano i consigli per accedere poi al bonus del preordine, almeno finalmente sapete come fare. Poi abbiamo un altro articolo molto interessante che parla
di strategie utili per iniziare a giocare, perché ovviamente la maggior parte delle persone, quando ha cominciato a giocare a Red Dead Redemption, non sapeva che fare, cominciava a vagare, a esplorare, come si fa questo, come si fa quello. Ecco, questa è un'utile guida per cominciare a giocare e per godervi appieno il mondo di Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, guida, trucchi e strategie utili per iniziare. Con un mondo di gioco ancora più vasto e ricco di dettagli, l'esperienza open world offerta da Red Dead Redemption è una delle più mastodontiche viste negli ultimi anni. Per prendere confidenza con i controlli e le meccaniche, basterà completare la prima missione tutorial, seguendo le istruzioni che ci verranno fornite passo dopo passo. Una volta che inizieremo a esplorare la frontiera, però, ci sentiamo subito travolti dalle numerose attività disponibili e dalla grande libertà di azione concessa al giocatore. Per venirvi incontro, in questa guida vi daremo 10 consigli per muovere i primi passi in Red Dead Redemption 2, in modo da prepararvi al meglio per la nuova avventura di Arthur Morgan. Non correte troppo! Red Dead Redemption 2 non è un semplice gioco d'azione. Sparatorie, inseguimenti e risse sono all'ordine del giorno nelle missioni, ma il vero fulcro dell'esperienza rimane il mondo di gioco e la capacità di immergersi in esso, assaporando la vita di un fuorilegge del vecchio West. Durante le fasi esplorative, evitate di correre in continuazione, dividendovi tra un incarico e l'altro senza guardarvi intorno. Osservare il paesaggio e i panorami, camminate, interagite con gli NPC e andate alla scoperta di nuove location mai viste in precedenza. C'è sempre qualcosa di interessante da vedere e da fare e nessuno vi rincorrerà con il fiato sul collo. Sentitevi liberi di godervi il gioco con i vostri ritmi, lasciandovi guidare dal vostro istinto e dalla vostra curiosità. E questo è un consiglio che io ho fatto mio immediatamente, perché sto procedendo al gioco molto molto lentamente. Veramente, ragazzi, me lo sto gustando, me l'hanno chiesto più persone un parere personale su Red Dead Redemption. Devo dire che me lo sto gustando con molta molta calma e continuerò a fare così. Raccogliete il bottino. Ogni volta che eliminate un nemico, non dimenticatevi di saccheggiare il suo cadavere per raccogliere denaro e munizioni, in particolare nelle prime fasi dell'avventura. I corpi da cui è possibile ricavare bottino sono contrassegnati sulla mappa con una X nera. Dopo averla saccheggiata, la X diventerà grigia, quindi oppure un nero un pochino più chiaro. Allo stesso tempo sarà possibile ripulire i cassetti e le mensole delle case e degli edifici. Fatelo per ottenere oggetti e risorse utili da condividere con la vostra banda nell'accampamento. Se non volete macchiare il vostro onore, però, ricordatevi di non saccheggiare gli innocenti e di non derubare nelle abitazioni altrui. Io sono sicuro che la maggior parte di voi questo consiglio non lo segue. E andiamo avanti. Alternate le visuali. Nel gioco sono disponibili 3 visuali differenti: quella in terza persona, di cui può essere regolata la distanza, quella in prima persona e quella cinematica. La telecamera in terza persona è quella abilitata di default e si può dimostrare la più comoda nella maggior parte delle situazioni, soprattutto durante le sparatorie e le sessioni a cavallo. Se invece vi trovate all'interno di un edificio, vi consigliamo di passare alla visuale in prima persona, con il tasto touchpad su PS4 e visualizzazione su Xbox One, per gettare uno sguardo più ravvicinato sui dettagli e sullo scenario e sui singoli oggetti con cui è possibile interagire. Infine, tenendo premuto il tasto touchpad visualizza, potete passare alla telecamera cinematica, perfetta per godersi un panorama o una vista mozzafiato. Curva di apprendimento. Nel nuovo gioco western di Rockstar ci sono molte cose da fare e questo si riflette anche nella complessità delle meccaniche, nella lunghezza della curva di apprendimento. Ricollegandoci al primo consiglio, evitate di bruciare le tappe. Tutto quello che c'è da sapere può essere appreso con calma durante le missioni principali e gli incarichi secondari. Per fare un esempio, la meccanica della riscossione dei debiti viene spiegata solo nel capitolo 2, a distanza di diverse ore nel prologo. Guardatevi sempre attorno e interagite con i personaggi per ricevere nuovi incarichi, soprattutto quando vi trovate nell'accampamento della banda. C'è sempre qualcuno che avrà bisogno del vostro aiuto. Migliorate il vostro cavallo. Il cavallo sarà il vostro più fedele compagno. Durante l'avventura potrete acquistarne uno nuovo nelle varie città, oppure catturarne uno selvaggio in natura. Nella maggior parte dei casi, però, non ne varrà la pena. Il rapporto d'intesa con il vostro cavallo va costruito nel tempo e ogni volta che prenderete uno nuovo bisognerà ricominciare da capo. Concentratevi piuttosto sul vostro cavallo iniziale.
andare a galoppo, spazzolarlo e nutrirlo vi permetterà di aumentare la sua salute e la sua resistenza nel tempo, rendendolo altrettanto efficace. Non dimenticate di trasportare sempre un kit medico con voi per rianimarlo quando viene ferito gravemente. Discorso a parte va fatto per i cavalli Elite, disponibili in una fase molto avanzata dell'avventura. Considerando le loro abilità, in questo caso la spesa potrebbe valere la candela. Sviluppate l'accampamento. A partire dal capitolo 2 potrete acquistare una serie di upgrade per l'accampamento della banda, sbloccando diverse funzioni aggiuntive in grado di fornire alcuni vantaggi. Uno dei primi che vi consiglio di ottenere è quello relativo al viaggio rapido, proposto al prezzo di $325, che non sono pochi. Una volta acquistato l'upgrade dietro il vostro alloggio, potrete interagire con una carovana munita di una mappa, dove sarà possibile selezionare una determinata destinazione da raggiungere istantaneamente. Valutate con attenzione tutti gli upgrade disponibili, dando la precedenza a quelli che riterrete più utili, così da non spendere troppo in fretta tutti i vostri risparmi. Consultate il diario. Tra missioni principali, incarichi secondari, tagli e collezionabili da raccogliere, non sarà facile ricordarsi di tutte le attività che abbiamo in sospeso. Nel momento in cui riceverete una missione, questa verrà indicata sulla mappa con un puntino di un particolare colore, giallo per gli incarichi della storia principale, bianco per quelle secondarie, aiutandovi a rintracciarla. Per avere un quadro più chiaro su tutti gli incarichi disponibili, però, vi consigliamo di consultare il vostro registro e il diario di Arthur Morgan. Per farlo vi basta premere il tasto sinistro del D-pad della schermata principale, tenendolo premuto per passare al diario. Qui potrete vedere le notifiche di tutte le missioni e le sfide disponibili in quel preciso momento. Salute, resistenza e Deadeye. Nell'angolo in basso a sinistra della schermata, sopra la minimappa, sono visibili gli indicatori della salute, della resistenza e del Deadeye. All'inizio il valore massimo è limitato a un terzo, ma potrà essere aumentato nel corso dell'avventura, compiendo una serie di azioni nel gioco. Assicuratevi di mangiare e prendere parte alle risse per aumentare l'indicatore della salute, di correre per aumentare quello della resistenza e di sparare colpi precisi per aumentare la barra del Deadeye. Come è facile immaginare, la salute e la resistenza e il Deadeye saranno di grande aiuto durante i combattimenti e gli scontri a fuoco. Sviluppate i relativi indicatori ci aiuterà ad avere la meglio sui nemici. Preparate l'equipaggiamento. Ogni volta che scendete da cavallo per proseguire a piedi, tenete premuto L1 LB per scegliere l'equipaggiamento da portare con voi, prelevandolo dalla bisaccia. Munitevi delle armi e degli strumenti più utili alla situazione, preparandovi al meglio per la prossima attività da compiere. Se pensate di andare a caccia o di adottare un approccio stealth contro i nemici, non dimenticate di portare l'arco. Considerando che il mondo di gioco è ricco di eventi imprevedibili, è una buona abitudine munirsi sempre di una pistola e possibilmente di un fucile a pompa, così da poter fronteggiare all'occorrenza ogni pericolo. E poi, ultimo consiglio ma non meno importante, usate la bandana. Se decidete di fare una rapina o di commettere un crimine mantenendovi nell'anonimato, potete indossare la bandana disponibile nell'inventario. In questo modo nasconderete la vostra identità, evitando che il volto di Arthur Morgan finisca nel mirino della giustizia. Oltre a passare qualche guaio in meno con la legge, agire con discrezione vi aiuterà a non macchiare il vostro onore, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Mantenendo una buona reputazione, infatti, i negozianti e i cittadini saranno più riconoscenti nei vostri confronti e in più non correte il rischio di essere bersagliati dai cacciatori di taglie. Ragazzi, e questo era l'ultimo consiglio che ho racimolato insieme a questi articoli, perché leggendo un po' i commenti sul gruppo, sul nostro gruppo Facebook che si chiama appunto Red Dead Redemption 2 gruppo italiano, ho visto proprio che molte domande vertevano proprio su questi aspetti qui, quindi spero che vi sia stato utile questo piccolo e breve video. Con questo io vi saluto e noi ci vediamo la prossima volta.